Ciao a tutti e benvenuti su Cosmo Channel. Oggi vi mostro 9 tools davvero interessanti acquistati sul sito Banggood. Partiamo dal mio preferito. Si tratta del multimetro digitale Aneng Q1. Nella sua comoda custodia troviamo un manuale d'uso in inglese, il multimetro, due puntali, una sonda di temperatura, un set di puntali e morsetti a coccodrillo intercambiabili. Inoltre troviamo un set completo di puntali di diverso tipo. Vediamo il multimetro. Le dimensioni sono 146 mm di altezza, 74 di larghezza, 34 di spessore, per un peso di soli 125 grammi. Tutti i tasti sono in gomma morbida. Ha un display retroilluminato a 4 cifre. Attivando la funzione NCV, il cicalino incorporato emetterà un segnale acustico quando il sensore interno rileva una tensione alternata nelle vicinanze. Può misurare la tensione sia in continua che in alternata, la corrente, la capacità, la resistenza, la continuità, la frequenza e la temperatura. La scala può essere selezionata sia in modo automatico che in manuale. Questo multimetro è uno strumento indispensabile che tutti dovremmo avere in casa. È completo di tutto e non costa molto. Il secondo prodotto è una pistola d'aria calda da ben 450 watt, ma esiste anche la versione da 200 watt. All'interno della confezione troviamo il manuale in cinese e in inglese, il cavo di alimentazione della pistola d'aria calda e il materiale resistente alle alte temperature. Una striscia anticalore morbida aiuta il grip della pistola. È presente un display per leggere la temperatura, un interruttore on-off, i due selettori di velocità e temperatura dell'aria e un LED di attivazione del riscaldamento. Nella parte posteriore abbiamo l'aspirazione che non va mai coperta. Nella confezione troviamo uno stand per appoggiare la pistola. Troviamo anche 4 ugelli di diversa misura. Accendendo la pistola si vedrà subito la temperatura dell'aria in uscita. La temperatura massima consigliata è di 450 gradi. Abbassando però la velocità della ventola si possono superare i 660 gradi, ma con il rischio di bruciare la resistenza.
Anche questo è un oggetto che non deve mai mancare nel nostro laboratorio per il fai da te. Il terzo tool è un taglierino ripiegabile molto resistente. È dotato di una protezione in plastica per la lama che perderò in meno di un giorno. Grazie ad un supporto rivestito in gomma morbida è possibile applicare molta forza per eseguire i tagli. È possibile ripiegarlo per occupare meno spazio ed essere più sicuro. Tramite questo pulsante si apre il manico dove sono alloggiate le lame di ricambio. Una clip permette di agganciarlo alla nostra cintura. La sostituzione delle lame è facile ed è molto veloce. La lama è affilatissima. Vediamo come si comporta con un pannello di legno. Ottimo, direi. Insomma, può mai mancare un oggetto simile nella nostra officina? Il quarto tool che vi mostrerò è composto da un set di 800 terminali per cavi elettrici e una pinza climpatrice. Può climpare terminali da 0,25 a 6 mm quadrati. Una levetta ci permette di sbloccare la pinza. Proviamola su un piccolo terminale. La climpatura risulta ben distribuita su tutto il puntale. Questo tool è indispensabile quando si eseguono manutenzioni su impianti elettrici e per questo non deve mai mancare nella nostra cassetta degli attrezzi. Il quinto tool è composto da un set di 6 chiavi a cricchetto combinate. Vanno dalla piccola 8 mm alla più grande 17 mm, passando per tutte le misure più usate. Nel retro ci sono i fori per appenderla ad una parete. Lo sgancio rapido permette di accedere alle chiavi in modo veloce. La parte a cricchette è snodabile di ben 180 gradi. Una comoda maniglia facilita il trasporto. Questo set di chiavi combinate sono comode e di qualità. Inutile dirvi che senza di queste molti lavori non possono essere fatti. Sesto tool. Si tratta di un kit composto da 4 estrattori di viti che hanno le teste ormai troppo rovinate per usare il normale cacciavite. 4 punte per 4 differenti misure. Ogni punta ha 2 lati.
Un lato serve a forare la testa della vite, mentre l'altra serve ad estrarre la vite. È facile da usare. Prima forare la testa con la punta per forare. La punta fora in direzione opposta rispetto alle punte da trapano, quindi va usata la direzione antioraria del trapano, quella per svitare per intenderci. Ruotare l'utensile per usare la punta per svitare. Questa si avviterà e incastrerà nel foro appena fatto e sviterà la vite. Il settimo tool è una rivettatrice automatica da collegare ad un avvitatore. È inclusa una multichiave che da un lato serve da impugnatura per evitare che giri il corpo della rivettatrice, mentre dall'altro serve a smontare la testa per sbloccare i rivetti rimasti incastrati. Inoltre sono incluse altre tre teste di misure differenti da sostituire in base al diametro del rivetto che si deve usare. L'uso è molto semplice. Basta collegarlo ad un avvitatore e impostare una velocità bassa. Inserire il rivetto e usando la direzione per avvitare, la rivettatrice farà il suo lavoro. Per togliere il rivetto, basta invertire la direzione dell'avvitatore e il rivetto uscirà da solo. Io uso tanti rivetti e questo tool mi aiuterà ad arrivare a sera con la mano meno dolorante, ma soprattutto mi farà risparmiare molto tempo. Ottavo tool. Si tratta di una chiave a bussola un po' particolare. Si può usare su bulloni da 7 a 19 mm. Grazie a 58 spilli si adatta automaticamente ad ogni bullone, dado, dadi esagonali, dadi ad alette, gancio a tazza, viti ad occhiello e persino a dadi rovinati. Per me è indispensabile, per non doversi portare tutta la cassettina delle chiavi a bussola appresso. Nono ed ultimo tool. Si tratta di un set completissimo di oltre 1000 pezzi, formata da ben 24 differenti tipi di terminali da climpare. Usati tantissimo nel mondo delle auto e dei motori, questi terminali ci aiuteranno in ogni situazione dove bisogna connettere un filo a qualcosa. È un set completo e molto comodo, soprattutto grazie alla custodia in plastica. Dovete solo fare attenzione a non farla cadere a terra quando è aperta, altrimenti passerete delle ore a raccogliere uno per uno i terminali. Questi erano i 9 tools che nel mio laboratorio del fai da te non devono mai mancare. Grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.